Ciao amici di Potere Robotico, ecco qua a recensire un'altra robotta femmina. Fighetta. Un'altra fighetta, qui oramai andiamo a fighetta tutto andare. Poi vedremo come le castreremo, se le metteremo in successione, se le spezzetteremo un po'. Ma questa comunque sarà la seconda. Decideremo, dai. La seconda che vedrete, perché sì, essendo in numerazione progressiva, c'è la 8, la 9, la 11 e 12 saranno così in successione le quattro fighette. In questo caso qui abbiamo Minerva X. Vediamo che ha una colorazione molto mazinghesca. Sì. Perché è la sua stessa. Anche perché lei era concepita come la partner ufficiale di Mazinga Z nelle missioni. Lei era stata costruita dal dottor L perché aveva rubato i progetti al padre, al nonno di Koji Kabuto, ovvero il dottor Kabuto, e dopo lui la costruisce, però lui la costruisce con intenti malefici che distrugga Mazinga Z. In realtà questa robotta ha una coscienza e quando vede Mazinga Z, al posto di pensare di uccidere, gli pensa che meglio che gli sia di ciuccio il manganello. Sì, si innamora. Si innamora, comunque sa che doveva essere la sua partner. E quindi si vede che poi l'episodio nel quale lei è la coprotagonista, dove questi due robot tra virgolette si danno appuntamento, che però no, ma un po' assurdo, dove poi c'è anche Sayaka che soffre un po' di gelosia, brucia un po' il culino, sì, ma adesso non so che cose gli possa bruciare, nel senso è... perché questo è un robot non comandato da una fighetta, è proprio, ma andava per cazzi suoi, esatto, cioè. Proprio poi è chiaro che il dottor L non ci sta poi nell'episodio. E sostanzialmente un sicario riesce a far tornare dalla parte dei cattivi, comunque dalla parte malvagia, a Minerva X, e soltanto alla fine la gelosia e tra virgolette anche la sagacia o comunque il pragmatismo di Sayaka salva Mazinga Z da una morte certa. È chiaro che poi si riesce alla fine dell'opera anche a riportare Minerva X dalla parte dei cosiddetti, comunque del fronte di Mazinga Z, solo che era stata talmente ferita in maniera profonda che il robot non è più salvabile e quindi spira tra le braccia dell'amato Mazinga Z e con gioia poi di Sayaka. Esatto. Questa è un po' più o meno la spiegazione di quello che succede nella storia e anche del personaggio. Personaggio che poi si ritrova in Shin Mazinga Z sotto una veste diversa e comunque sempre con il solito concepimento che Minerva X sarebbe la, comunque la partner giusta del robot Mazinga Z. Tutto lì, chiaramente si parte sempre dalla base della prima uscita, Afrodite, questa è l'uscita dopo, che è sempre uscita poi edita nel 2002, e sempre fatta con gli stessi criteri, soltanto con una colorazione diversa, non ha le tette sparanti, no. È un po' più povera di contenuti, infatti sono soltanto un paio di mani, basta. E basta, non ci sono proprio... No, beh, anche perché si vede che il personaggio non aveva bisogno... Non presentava niente in più, naturalmente sempre una forma abbastanza femminea del tutto, e adesso... andremo la pesiamo, vediamo se pesa più o meno di Afrodite. Quanto era? Se lo ricordo, 160 grammi. Ora vediamo quanto pesa Minerva. Ah, gli tocca i tettoni. No, beh, toglievo un po' di polvere. È più magra. È più magra. È 150 grammi. 10 grammi in meno. Il brucerà, sì, c'è sì. Un filo di grasso in più. Questo è più più sana, più soda, è meno cicciotta. Meno cicciotta. Boh. Per la gioia di Mazinga comunque. Esatto, poi la posabilità è sempre quella, la verniciatura è sempre buona. Anche lo sculpt della testa non è male, se sì. Riesce a inquadrarlo. Sì, sì. Poi vediamo che ha questa gemma incastonata nella bodriga. Sì. Che sarà qualcosa che serve a, ma questo a non schiaffonare. So. Le tette sono forse più generose però di quell'altra. Sì, è chiaro che quella quando per esempio, si mette i tettoni da Sana, dopo l'hai finita. Sì.
perché lei non se li può mettere. No, no, no. Beh, forse vengono via comunque le pittorine, però adesso non facciamo danni irreparabili. Esatto, non... Anche questo è un pezzo che si è valutato nel tempo. Sì, o... sì, 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 tutte le donnine. Tutte le donnine, robot. Tutte le donnine, robot costavano, adesso vi facciamo vedere se sulla scatola è segnato sempre 3500 yen, quindi praticamente tra una balla e l'altra praticamente costava 20 euro quella bagaglia qua. Beh, né più né meno, quindi prezzo quasi straccione. Sì, lo comprerei io, guarda. A 20 euro, a 20 euro la prendo. Dura. Qua. È dura, è dura. Adesso non più, naturalmente. No, 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 no. Vabbè. Beh, si parla qua degli albori di quando io iniziavo a collezionare nel 2002, perché io ho cominciato nel 2001 e qua proprio eravamo agli albori. Lei e altri pochi disagiati. No, beh, ce ne eravamo già in tanti. Già in tanti. Eravamo già in tanti all'epoca, anzi c'era meno crisi e la roba la si pagava anche tanto. Beh, questo no, tutto sommato. Ma se lo importavi dall'Italia? Beh, ci vuole qualche decina d'euro in più. Fai anche 50 o 60 euro. Figa. All'epoca erano... mi sono fatto trapanare io all'epoca. Mi ricordo... quindi lei è quel vizio lì, insomma. All'epoca mi facevo trapanare con... con gusto. Sì. Creme e gusto. Momento giusto, giusto. Possiamo anche già fare un pagellone. Sì, adesso riprendiamo un attimo il pagellone del... della signorina Mineva. Afrodite. Mineva. Sì, adesso facciamo quello di Mineva, perché prendendo quello di Afrodite le votazioni che... Allora, impatto estetico, 8,5. Ale, mi da un po' meno di quell'altra. Sì, sì. Verni, perché mi ricorda meno una donna. Questa... più un mattone. Sì. Non siamo omofobi, siamo... Cioè, salto fuori questa cosa. Vernice a tuo, vabbè, quella è sempre buona, 9. Sì. Materiali 9. Tanto è la stessa roba, no? Posabilità 10. Accessori 5 in questo caso, perché proprio c'è proprio un cazzo. Trasformazione niente. C'è neanche la tetta. Confezione ha questi colori un po' un po' spenta. Beh, però il violaceo ci starebbe anche bene nel suo. Ma 8. Un po' meno, il rapporto qualità-prezzo comunque 10. Giudizio finale gli do un pelo meno, perché fondamentalmente si vede meno anche negli episodi. Gli do un 8. Quanti minuti abbiamo fatto di recensione? 8. Una recensione veloce, che se la guardano anche in scioltezza i nostri sì, fan. Sì. Io direi che mettete molti mi piace anche. E anche iscrivetevi. Basta. Sì, ci vediamo alla prossima fighetta. Sì, volevo dire una sanata, ma l'ho detta l'altra volta. Sì, no, mi trattengo. Va bene. Ciao.